L'artista esistenzialista, buonasera a tutti. Oggi abbiamo l'onore di fare quattro chiacchiere con Polix, il cantante salernitano emergente al 2020, appunto Francesco Polisciano, l'acronimo del rapper Polix. Si è affermato grazie al brano Sallo 2020, al nuovo album Niente come prima, se non sbaglio, 18 settembre 2020. Oggi, 30 settembre 2021, c'è uscito il nuovo brano musicale. Polix ci annuncerà un pochettino più nello specifico e a breve di cosa si tratta. Che tipo di musica fa Polix? Ne parliamo un pochettino con lui più qui da vicino. Come si è avvicinata alla musica? Che tipo di musica fa Polix? Cosa ha rappresentato Polix per la musica e viceversa? Le problematiche di Polix, le problematiche personali e ciò che è riuscito a fare grazie alla musica, come è riuscito a tirarsene fuori? E ragazzo umilissimo di origini gauresi, questo paesino Gauro vicino a Montecorvino, ma entriamo nello specifico con Polix. Bella, voglio un piacere essere qui con l'artista essenzialista e nulla raga, innanzitutto grazie a te per avermi voluto così fortemente e io sono super onorato di fare queste due chiacchiere Diciamo, più nello specifico, già è una cosa bella quando poi un giovane si propone, perché i giovani d'oggi, quando parliamo di un'età, non come la mia, che ho con te. quasi 50 anni, ma i giovani oggi si muovono poco, cioè il fatto di essere, belli grintosi è una cosa positiva, vai. La grinta fa parte di me, se no non stavo qui e magari non stavamo Chiacchierando. chiacchierando. È nulla, La musica di Polix, che musica è? Allora, la mia musica è una musica che non ha musica. In che senso? Confini. Archetipo Esatto, perché io non ho di nessun riferimento, genere. Cioè, genere. non mi sono mai basato su nulla, riesco a spostarmi sia dal rap, poi andare al pop, al reggaeton, all'hip hop. È Ecco. una cosa che mi ha sempre Contrassegnato, è mista, dai. Mista. contrassegnato. Questo è bello di me, che faccio errori No, e non mi vabbè, dai. perdo, continuo a parlare e non ho vergogna. E nulla, lo avevamo detto, come ci si avvicina alla musica? Ecco. Allora, mi sono avvicinato alla musica, cioè, Passione. iniziamo dal fatto che non mi volevo avvicinare alla musica. Ecco. E vengo da una famiglia dove i miei genitori hanno impostato i miei due fratelli sulla base musicale, cioè facendoli iscrivendoli alla scuola di musica, e io però ero contrario. Quindi mi ricordo che mia madre, quando io avevo 6 anni, venne nel bagno e che mi voleva tirare fuori per portarmi a scuola di musica. Io mi attaccai al bagno perché alla scuola di musica non volevo andare. Io non volevo intraprendere questo percorso. Poi, grazie a mia madre, sono andato a questa scuola di musica e poi la musica ora fa parte di Viene, me in tutto e ce l'ha per tutto. incollata addosso. Quindi abbiamo detto cosa rappresenta Polix per la musica e viceversa, cioè cosa ha potuto dare o ha dato Polix alla musica e magari viceversa Allora, in questi io anni. posso dire che alla musica non ho dato niente. Magari attraverso le mie canzoni ho cercato di È un dare fatto di voce. umiltà, è una cosa positiva, dai. Ho cercato di, magari ho dato voce a chi voce non avevo, ho parlato soprattutto di storie, ad esempio Deboli con Mister Fortuna, Niente come prima, che è Io ho ascoltato qualche cosina, c'è un video molto molto bello con delle ragazze che saltellano su un'auto, se mi aiuti, Guardie o Sallo. sì, quello lì è uno, ti dico che è sfizioso, perché poi è molto, è Ah no, poliedrico, è vertiginoso, quello lì però va contro di me. Va quindi contro la voglio mia dire. etica. Quei brani sono fatti perché purtroppo c'è, per fare il cantante Commerciali, c'è bisogno del pubblico anche quello, ho e capito. quindi per forza per avere il pubblico poi Le visualizzazioni o quant'altro, devi non lo so. mettere, scusate il termine, quel culo che balla nel video, perché è l'unico modo in questa realtà di merda, scusatemi sempre Sì, però è pratico, è molto molto pratico, in questa se realtà di vogliamo, merda, i ragazzi Polix. e tutto il mondo vuole vedere solo i culi, vuole vedere solo il cantante che viene qui con, che ne so, fammi parlare perché stai ingazzato, viene qui con la collana d'oro, con i preservativi in mano e fa cazzo figa, andiamo a scopare, io Sì. devo te di scopo, cioè questo è.
Ho capito. Purtroppo questo è. Ma io da un lato ti capisco perché in molti concetti che esprime, per esempio, l'artista esistenzialista c'è una piccola denigrazione. Io dico anche un po' queste cose qua, che è un tipo di realtà strutturata in un certo modo. Su questo tu l'hai detto in modo un po' più folcloristico, però è il concetto è anche quello là. Diciamo, le problematiche di Polixi di questi anni, giovanissimo, e il rapporto, grazie alla musica, si è tirato fuori da situazioni poco Allora, io particolari. sono Entriamo nell'intimo di Polixi. cresciuto in strada, ho avuto sempre amici più grandi di me, perché vengo da una piccola realtà come Gavro, quindi siamo contati. Avendo amici più grandi di me, purtroppo ti portano magari a fare delle esperienze. Io mi ricordo che a 10 anni già stavo con la bottiglia di birra in mano, ma perso, ubriaco perso. Ma perché crescendo in queste realtà cresci prima? Io infatti ho una tenera età. Però poi quando mi rapporto alle persone mi dicono no, non è vero, tu sei più grande. Ma perché? Perché Esperienza purtroppo di vita, dai. ho fatto tante esperienze di vita, ho conosciuto anche tanti aspetti negativi della strada che mi hanno portato a dare delusioni alla mia famiglia, quindi invito a tutti a vivere la strada, ma a viverla nel senso buono, come ho fatto io. E questo Mi vengo spezziamo da una strada. freccia nei confronti di Folix, che chiunque può sta a dire qualsiasi tipo di cosa, però sta mandando un messaggio positivo ed è una grande Esatto, cosa. È perché io l'umiltà. conoscendo la strada in modo positivo eravamo quattro amici su una panchina, la piazza si chiama I Giardinetti. Attraverso questi quattro amici su una panchina abbiamo scritto la mia prima canzone che era nel gruppo insieme al mio ex gruppo I The Sharks. Questi sono i lati positivi della strada e quindi Sì, bisogna si vivere canalizzano questo. delle sensazioni stati d'animo, un po' come faccio io, e si creano dei testi che poi possono essere musicati o no. E quindi la cosa particolare, se non sbaglio, Polix è stato, faccio qui un po' una brutta figura, o a X Factor o a Sanremo. Allora, io sono stato Ecco. a casa Sanremo portando un brano insieme a Mr. Fortuna intitolato Come una melodia, che parlava di come la musica e la melodia ci sono state a Qualche fianco anno fa. no, quest'anno, Ah, quest'anno, ecco. nel periodo del Covid, perché se ci pensiamo, l'unico momento in cui veramente tutto il popolo e tutto il paese era unito, quando uscivamo fuori al balcone e cantavamo l'inno di Mamerio, Bella Ciao, e quella che cos'era? Speriamo duri, Una caro. melodia. Speriamo Quella duri. era una melodia, quindi Sì. tutti gli italiani e tutto il paese era accumulato, si sentiva Accomunato, sì. E vicino grazie alla melodia. quindi giustamente Polix, Polisciano, Francesco, l'acronimo per il futuro, cosa pensa il rapper Polisciano? Allora, è un annuncio che ho fatto proprio oggi sui social. Qualche così, eppure per il mio canale. Esatto, E quindi è tutto bello fresco online, no? e quindi proprio perché anche per il tuo canale ci sta Sì. il mio staff qui Possiamo? Eccoli qua. Mi dite i nomi cortesemente? Gerardo e Cristian. Gerardo e Cristian. Ok, Potete ritorniamo. montare questo momento anche con il mio cellulare, che Sì, così sì, lo sì, mettiamo sì. subito sui social. E nulla, poi oggi ho annunciato che. Quindi diciamo tranquillamente ore 17 e 20 del 30 di settembre, che noi siamo online, lo diciamo proprio freschi freschi, insomma, assieme agli altri social sul canale Artisti Esistenzialisti. Purtroppo, come ho detto prima, io alla musica non ho dato niente, però la musica a me Ha dato tanto. ha dato tanto. E c'è un momento in cui però cresci Devi fare delle e scelte, non devi so. fare delle scelte. La mia scelta è di non continuare ad essere il protagonista, ma vorrei continuare magari un giorno aiutando le persone che hanno dei sogni come è stato il mio. Possiamo dire Il mio qualche giorno fa sogno. mi ha parlato un amico, sei stato, se non sbaglio, in Svizzera. Ecco. Sì, sono stato. Io diciamo che. Perché molti, sai, pensano Polix la meteora, però voglio dire, poi ci sono delle belle situazioni come quella che è legata a, cavolo, dico io, Clementino, ed è una soddisfazione, o a Enger, non so come cavolo, Mercedes-Benz. Mercedes, e voglio dire, comunque sono soddisfazioni, poi non so domani a cosa ci porteranno, magari tu c'hai una pausa di riflessione dal momento, perché c'è un momento intimo particolare, ma magari domani vedremo. Questo è quello che accade oggi e ci racconti oggi, poi magari si può vedere. Stavi dicendo, scusa? Che
come hai detto tu, no? E ho fatto tante esperienze, quindi io ho realizzato ogni piccolo step. Ma ti dico, l'ho realizzato anche perché ho realizzato tutto da solo, non c'è mai stato nessuno vicino a me. Tutti i step che ho fatto e ho fatto fare anche ad altre persone, li ho raggiunti tramite i miei messaggi che gli inviavo a queste persone con cui poi poter realizzare il mio sogno. Non mi ha mai aiutato nessuno, ci sono state persone che mi sono state a fianco, magari mi hanno dato qualche consiglio, ma nel senso pratico non c'è mai stato nessuno. Quindi sono felice, orgoglioso. In realtà ho realizzato tutti i miei sogni. Rimaniamo probabilmente che c'è forse più giusto una pausa di riflessione per certi versi, poi domani chi vivrà vedrà, forse un po' più, anche rimaniamo un po' sì, speranzosi, dai, perché sembra una cosa... che stanno in cantiere e devo chiudere assolutamente, anche perché se do, perché ci sono di mezzo anche terze persone, quindi se do una parola io la porto al termine. Non so se l'abbiamo detto, l'ultima canzone di cosa parla? L'ultimo parla brano. Proprio di questo bambino, sì? che poi cresce e valuta e va oltre, cioè ha queste tre sfaccettature: il bambino che cresce, però poi capisce che è bello sì la musica, ma aveva ragione Rino Gaetano: chi ruba l'amore è sogno di gloria, che l'ho messa nel mio brano questa frase. E parli di un personaggio che non so manco se è stato totalmente compreso, voglio dire, quindi un grande personaggio. Vuoi sapere che mi ha aiutato a prendere questa decisione? Ascoltando Rino Gaetano, ascoltando quasi tutte le canzoni di Rino Gaetano, e la sua incomprensione nei suoi testi eccetera mi hanno fatto capire se è stato incompreso lui. Io che non sono al suo livello, come faccio io a farmi comprendere? Io posso magari, prima che chiudiamo, ringraziare Polix, perché avevo avuto un'idea di Polix, non lo so, 15 giorni fa o ad agosto. Oggi lo rivedo in altre vesti e posso fare una valutazione totalmente differente. Magari anche si banalizza il personaggio, quant'altro, sembra spaccone. E vi posso assicurare che in 10 minuti di intervista abbiamo visto un volto nuovo, che speriamo magari di rivedere in futuro per quanto riguarda il panorama musicale. Poi vedremo, insomma, come dice lui, chi vivrà vedrà, ma è stata comunque una bella esperienza. Chiudiamo, Polix. Bello you, e vi invito a seguire il mio profilo Instagram, l'artista essenzialista, e se vi va andate sul mio profilo, trovate il mio nuovo brano dal titolo Ce la farai e gli date un'occhiata. L'artista essenzialista, ciao, buona serata a tutti.